cosa è emerso in questa prima parte? Mi riferisco soprattutto alle priorità segnalate dai sindaci nell'incontro con loro. Allora, intanto, tema di grande attualità, c'è stato un conname di richieste intorno al tema della Pedemontana sulla necessità di finire l'opera e anche sulla preoccupazione che l'avvio del pedaggio in questi giorni possa riportare il traffico che la Pedemontana aveva drenato dentro i centri abitati. E infine preoccupazioni sulle opere di compensazione, che le opere di compensazione promesse vengano effettivamente realizzate. La Pedemontana non è già più un incompiuto, e già oggi svolge una funzione importante, soprattutto con il collegamento con la Nanometa, già oggi arriva nel cuore della Brianza, ma non deve rimanere una compiuta a metà, deve arrivare fino. Secondo tema, che questo legato all'attualità, il tema dell'ACA, questo oggi ci sarà proprio oggi pomeriggio all'assemblea dei sindaci. I sindaci hanno segnalato la forte preoccupazione di non rimanere con il cerino in mano dei costi della bonifica, ma soprattutto per i pozzi che tutti vanno riutilizzati. In questa prospettiva si colloca la chiusura di ACA, è chiaro che bisogna nella chiusura gestire anche il tema della bonifica del sito, e quindi lo sottoporremo all'attenzione della Giunta. Poi c'è stato segnalato il tema dell'emergenza alloggi, di un bisogno che è cresciuto di collocare famiglie, spesso anche famiglie con figli, che cercano una sistemazione a canone sociale o a canone moderato, e ci è stato indicato qualche esempio. Per esempio il sindaco di Cardano Bellora ha indicato due esempi positivi realizzati con il contributo della regione e del suo comune di recupero di immobili storici nel centro, usati insieme per residenza a canone sociale moderato e per residenze protette per gli anziani, tenendoli nel loro ambiente naturale. Un bel esempio di cui ci terremo conto nella discussione della riforma che dobbiamo fare proprio in questo periodo. Proseguendo, un altro tema segnalato è stato quello dei fontanili, del rischio di esondazione, soprattutto l'assessore Pigliarino di Gorla Minore ha segnalato questa criticità che richiede di completare l'intervento previsto su Gorla e quello previsto su Tralate, che non è ancora finanziato. Ultimi due temi: la necessità di preservare, sviluppare l'investimento fatto nell'ambito culturale, soprattutto il sindaco Mezzani ha sottolineato questi aspetti, il MAGA, l'Istituto Civico Superiore Musicale, tutte realtà molto interessanti che però scontano difficoltà di gestione, su cui i comuni stanno investendo molte risorse ma fanno fatica a proseguire da soli, e questo è un tema che richiederà anche qualche riflessione da parte del Consiglio regionale, perché oggi moltissimi musei in Lombardia hanno questa difficoltà, anche realtà importanti, ben riuscite, faticano a reggersi per i costi di gestione, bisognerà pensare a qualche forma. E infine il tema della prosecuzione chiesta alla Regione Lombardia di quella politica sussidiaria nel campo dell'educazione, in particolare delle scuole materne e degli asili nido, che i comuni vedono come necessaria per continuare a offrire un servizio. Quindi la richiesta è di poter proseguire nel futuro a sostenere le convenzioni con le scuole materne e gli asili nido che permettono di offrire un servizio importante ancora di più in un tempo di difficoltà come questo, che spesso nelle famiglie tutte e due i genitori lavorano, quindi c'è bisogno di trovare una soluzione. La regione non deve essere staccata, non è un organismo a sé, ma è collegato al territorio, proprio perché noi dobbiamo essere insieme ai sindaci, insieme agli amministratori locali, quelli che hanno il potere di legiferare e quindi di in qualche modo andare a fare leggi che possano avvantaggiare, che possano essere percepite dai cittadini. Abbiamo il potere di farlo in Lombardia, quindi è importantissimo, e in questo senso stamattina ho chiesto proprio al Presidente Cattaneo di mettere a sistema questi incontri con i sindaci. Adesso quello che si può fare e che stiamo provando a fare, perché effettivamente delle azioni ci sono nella Regione Lombardia per sostenere le aziende, deve essere fatto. Purtroppo stiamo chiudendo la stalla quando i buoi sono scappati.
questo veramente in questo territorio specifico è veramente un peccato. Per quanto riguarda appunto la partecipazione di tutti quelli che sono gli amministratori locali, ma io aggiungo maggiore ascolto anche ad associazioni e comitati, perché per rilegarmi a un altro tema molto importante che è quello di Accaro, grande lavoro è stato fatto sul territorio proprio presso gli amministratori locali, presso la cittadinanza, per sensibilizzare tutti su quali potevano essere le alternative a un inceneritore ormai obsoleto che ha delle ricadute sulla salute di tutti i cittadini veramente pesanti. Quindi maggior ascolto, ecco questo lo ribadisco, maggior ascolto da parte della regione per tutte quelle che possono essere delle buone pratiche, ma anche tutte quelle che possono essere delle istanze che sono istanze di buon senso, ma soprattutto di richieste di un territorio che è proprio quello, oggi il sindaco di Busto ha parlato proprio di richieste che arrivano dalla base, voi sapete che con noi si sfonda veramente un portone aperto, perché è questo che dobbiamo veramente imparare a fare. Ascoltare, e i cittadini non devono percepire un distacco, non devono percepire la regione come la torre d'avorio dove si decidono delle cose, ma qualche volta pare che siano decise senza proprio che ci sia un riscontro con il territorio. Ecco, questo lo troviamo veramente gravissimo. Se possiamo fare, se a qualcosa possono servire queste famose 100 tappe, possono servire proprio per dire questo deve essere messo a sistema, cioè siamo stati eletti dalla cittadinanza per farci carico dei problemi della cittadinanza, e quando si è sul territorio noi ci dobbiamo essere, non è un optional, è un preciso dovere nostro come rappresentanti, perché tutti noi siamo portavoce dei cittadini. Noi lo diciamo sempre, siamo portavoce, ma tutti noi siamo stati eletti dai cittadini, qualcuno ci ha dato un voto e quindi qualcuno ha detto vai a dire quello che direi io lì. Quindi ecco, con questo auspicio che concludo il mio intervento, vi ringrazio.